Siria e non erano totali sono discese in campo a Catanzaro a causa dell'allentamento in terra calabrese. Alla fine l'arbitraggio previsto non c'è stato, solo appuntati di oggi che comunque avrebbero complicato le cose. Fatto sta che un regolamento è atteso da un trittico importante che costringerà i giallorossi a percorrere 2000 km con tutto possibile in una settimana. Si comincia domenica con la sfida interna contro l'Ascoli e anche col tempo di riprendersi dalle ultime fatiche che la truppa di Carboni partirà il martedì con le quattro curve alla porta della Calabria. Mercoledì c'è il recupero della sfida al Ceravolo. I giallorossi potranno fermarsi sul posto grazie infatti a una gentile concessione del Catanzaro. I giocatori saliti potranno allenarsi presso una struttura di Lamezia Terme per poi partire nel tardo pomeriggio. Nel frattempo il Puma il societario sarà già sulla strada della Toscana per il trasporto del materiale tecnico e per poter prelevare lo staff all'aeroporto di Pisa nella serata del 12. A quel punto i ragazzi alla Corte di Carboni affronteranno un mini ritiro di due giorni a Forte dei Marmi per poi scendere in campo domenica pomeriggio nel match contro Viareggio. Passiamo agli altri sport con le diverse compagini elementari che invece sono scese in campo durante il weekend sportivo. Iniziamo con i rugby e alla corda amara delle compagini Benevento. A Prato, infatti, non basta il fatto dell'australiano Sean Mann per i biancocelesti che crollano nella seconda frazione del match anche a causa di un paio di sostituzioni obbligate per infortuni che hanno alterato l'equilibrio in campo. Netto comunque il 49-15 finale che spinge il Benevento sempre più ultimo in classifica a 7 punti dal decimo posto del secondo girone di Serie A. La squadra di Mister Gramazza è chiamata ad un vero e proprio miracolo sabato pomeriggio all'impianto di Pace Vecchia. Servono infatti punti importanti contro la Marsugana Rugby, la prima della classe. Proseguiamo con la palla a mano e con il gran successo del Benevento sulla Team Network Albatro, che consolida il giallorossi al secondo posto in classifica. La posta in palo era altissima e lo ha dimostrato la carica agonistica e l'intensità in campo con i quali i giocatori giallorossi non si sono risparmiati. L'eccessiva aggressività ha infatti innervosito per certi tratti la partita, come ad esempio in occasione dell'espulsione del giallorosso Dennis Desiro per una reazione sull'avversario per un fallo subito. Una partita a campo d'arma, condotta sempre sul filo del rasoio, ma l'esperienza dello zoccolo duro ha permesso di mantenere alta la concentrazione e di portare a casa il 28-27 finale. Ma ascoltiamo le interviste ai protagonisti della sfida di sabato a Palazzo. Siamo con Andrea Sangiuolo. Allora Andrea, un finale al cardiopalma potremmo dire. Sì, una partita molto dura, molto maschia, tirata punto al punto e è stata molto dura. Loro hanno una difesa molto, molto aggressiva, sono abbastanza alti, sapevamo di questa difficoltà che avremmo potuto trovare, così si è rivelato tale, ma è andato in porto lo stesso, va bene così. Una partita comunque abbastanza nervosa, specialmente nella metà del primo tempo, insomma una piccola sceneggiata da parte di un vostro avversario. Ecco, quanto può incidere tutto questo nei 60 minuti? Beh, diciamo che c'è stato un episodio un po' particolare, l'espulsione di un loro giocatore su un fallo molto brutto sulla nostra alla sinistra, Danny Desiro. Purtroppo c'è stata la reazione da parte di Danny, va bene così. Sicuramente questi episodi vanno a scaldare ancora di più una partita che, voglio dire, già era maschia, già era particolare, però voglio dire, alla fine il risultato è andato in porto e questo è l'importante. Ecco, un giocatore molto giovane, però possiamo dire che lo zoccolo duro della squadra ha tenuto botta, insomma, avete saputo reggere alla pressione e poi avete portato a casa i 3 punti, insomma. Sì, fortunatamente sì, siamo riusciti a gestire la partita e noi più esperti, diciamo più anzianotti, abbiamo fatto un po' dell'esperienza, la nostra arma migliore, voglio dire, per portare a termine la partita. Siamo con Alessio Buonocore. Allora Alessio, una partita davvero difficile, intensa, sul filo del rasoio fino all'ultimo. Sì, ce la siamo giocata fino all'ultimo. In verità, visto che stavamo più 4, che mancavano 5 minuti, non pensavo che saremmo arrivati a tirarcela alla fine, però per fortuna è andata bene, quindi va bene così. Senti, per te un piccolo infortunio durante la partita ti ha limitato un po', hai giocato un po' meno. No, vabbè, mi stavo cambiando con Roberto tra attacco e difesa, però sono stato 5 minuti fermo, il tempo di una fasciatura. Senti, l'episodio invece del tuo compagno, Dennis?
So attimi, dipende da come reagisci. Alla fine io penso che lui è abituato a tirare da ala, che praticamente non puoi toccarlo una volta che salta. Quel fallo magari poteva sembrare brutto per lui e quindi ha reagito male, però è andata così, insomma. Senti, adesso la dimensione quindi del Benevento, eravate partiti come una squadra che doveva semplicemente salvarsi, però è arrivata addirittura la quarta vittoria consecutiva. Vabbè, sì, stiamo andando bene, nel senso che comunque ci siamo integrati bene come squadra, abbiamo visto che stavamo iniziando comunque a giocare meglio, siamo sempre migliorati partita dopo partita, quindi perché non ce la dobbiamo giocare, insomma. Sempre per la palla a mano, un'altra soddisfazione è arrivata all'Under 14 femminile, che ha vinto il trofeo campagna sconfiggendo a Salerno prima il torre del Greco e poi la stessa compagine casalinga. Capitolo donne, a Palatedeschi sabato pomeriggio in 2, ancora una sconfitta per la Polare Benevento. La capolista Virtus Bari non concede neanche un set alle Aquile Salite, che ormai un vinto in casa va risolto il campionato. L'ultimo trend negativo costringe Tosce e Compagni all'undicesima posizione in classifica, che potrebbe significare retrocessione. Abitabile ora chiamato a suonare la sveglia alle proprie ragazze, che risponderà alla brillantezza inizio campionato. In Serie C, la Corna Accademia a Napoli non riesce a riscattare la sconfitta interna di 7 giorni fa. Le ragazze di Ruscello cano al tie-break contro la Polle in Napoli. Un solo punto portato a casa che comunque permette di mantenersi al terzo posto in classifica. Vediamo con le squadre perimentare di basket. In Serie C la Pallacanestro Benevento sacrifica il derby contro la Virtus Pozzuoli. Il 64-56 finale permette alla compagine salita di affiancare in classifica momentaneamente al secondo posto i cugini della Magic Team, che mercoledì disputeranno il match di alta classifica contro Campi. In terra abruzzese ci si giocherà il primato del girone F. Ancora una sconfitta per la Neomattini, che domenica è caduta anche a Napoli con un netto 78-44, inflitto dai padroni di casa della Pallacanestro Partenope. Coccivalli dovrà raccogliere i calci di una squadra con il morale a terra che non vince da ben 5 giornate. Quella contro il San Nicola fu l'unica vittoria, quei 2 punti sono gli unici in classifica per una squadra ancora all'ultimo posto nel torneo regionale C. In Serie B invece la cestistica per evento vince lo scontro diretto contro Santa Maria Vico e conferma il piazzamento come seconda in classifica. E la ultima notizia per quanto riguarda lo sport, un cordiale saluto da Domenico Passi.